Siamo appena arrivati nel parco nazionale, siamo a Visso e stiamo disponendo la camera con tutta l'attrezzatura. Ci aspettano 5 giorni di fotografia naturalistica, qui abbiamo come al solito una marea di roba. Attrezzatura fotografica base, quindi come al solito abbiamo il 400 2.8 di Michele. Eccolo qua. Questo cos'è? Questo è un 120-300 2.8, uno zoom che per fare le riprese può essere molto interessante, ci consente di aprire e chiudere rapidamente. Qui invece abbiamo la 5D, 5D Mark IV, perché adesso stiamo registrando con la nuova. con la nuova R5. Ah, che contentezza! E poi abbiamo l'attrezzatura Nikon, di qua. Nikon. 300 2.8, c'è già un moltiplicatore montato qui, ero di buone aspettative. La mia 8,50. Il nuovissimo binocolo. E 15-30, 50 mm, questa volta abbiamo tutto perché vogliamo fare molti video. Poi di base si starà 5 giorni in montagna con anche neve in previsione, per cui abbiamo qui una bella fornitura di scarponi, piccozze, ramponi, treppiede e termocamera. Termocamera, fa sempre comodo e chiaramente anche io ho il binocolo, io ho altro binocolo come il suo. Ecco le nostre provviste, andiamo dai sughi pronti, alle gocciole wild, perfette per l'occasione, Coca-Cola, olio, latte, uova, tutto il Sughi che necessario. abbiamo. Sugo abbiamo un eccellente sugo alla matriciana, Bomba. altissima qualità. Immagino. Abbiamo un pesto ricotto e noci, Ma che qui diavolo è questo? subentra un po' di classe nella cucina. Poi, Assolutamente. assolutamente, è sempre importante avere un po' di cioccolata Kinder. Durante questi giorni vorremmo approfittare del periodo degli amori dei camosci e realizzare qualche nuovo scatto. Inizialmente cercheremo di fare un po' di sopralluoghi, oggi c'è una bella giornata di sole, domani anche in teoria, e da venerdì ci sarà una perturbazione che spero porti un po' di neve e magari riusciremo a fare qualche foto più invernale. Ci troviamo all'interno di una zona A del Parco Nazionale Monti Sibillini. Questo significa che ci troviamo all'interno di una zona di massima tutela. Qui in particolar modo la natura è protetta e proprio per questo è fondamentale che vengano seguite le regolamentazioni del parco. Qui alle mie spalle possiamo già vedere dei gruppi di camosci. È molto importante non disturbare la fauna in queste aree e non visitarle con cani, non volare con droni. È molto importante perché basta poco per rovinare l'equilibrio che si è creato in queste aree. Cercheremo di avvicinarci un pochino con calma, qui di fronte a noi c'è già un gruppetto di camosci, quindi bisogna far silenzio. La luce inizia ad essere buona, per cui vediamo cosa ne esce fuori. Una situazione di luce veramente indescrivibile. Speriamo di essere fortunati e di riuscire a fotografare qualche scena indimenticabile. Siamo giunti al termine di questa giornata. È stata veramente emozionante. Il primo giorno abbiamo già visto decine e decine di animali, fatto video, foto che vi faremo vedere. Adesso iniziamo a scendere e si va verso la cena. Siamo di nuovo dove ci trovavamo ieri. Oggi purtroppo nemmeno un camoscio all'orizzonte
E te, Joe, cosa ne pensi? Ma ieri qui era pieno, visto che non c'è niente, magari potremmo provare a fare il giro dietro e sperare che ci sia qualcosa. Boh. Un tramonto spettacolare. Abbiamo visto tantissimi camosci che si rincorrevano, che facevano i loro richiami d'amore. Adesso inizia a calare la luce. Devo andare a cercare Jonathan, che ci siamo divisi. Alla fine non è andata malissimo. Qua dietro c'è un tramonto clamoroso e qui davanti ci sono un paio di camoscetti piuttosto vicini. Uno spettacolo. Sarebbe bellissimo se ci fosse un camoscio proprio sulla cresta qui. In realtà ce n'è uno là sotto. Non so se si vede, ma non credo che voglia salire. Proverò ad aspettare. Ho raggiunto Jonathan. Ora sentiamo un po' com'è andata lui. C'è un panorama, una luce incredibile. Allora, Joe, com'è andata? Ma c'erano quei due camosci. Si sono sposti bene la luce. Ora questo. La foto non sarà esagerata, ma la condizione era bellissima. Poi chissà, con la Nikon magari non è neanche troppo bruciata. Ora dalla camera è difficile vedere i colori. Però comunque, non è andata niente male, non so a te. No, no, a me è andata molto bene. Ho avuto delle belle situazioni. A un certo punto me ne sono trovati 4-5 proprio a 3-4 metri, purtroppo troppo vicini per la macchina fotografica. No. Ho fatto un video col cellulare, però giocavano, erano molto attivi. Emozionante, proprio una bomba. Guardate che atmosfera. Nel complesso la giornata direi che è andata benissimo e penso che un tè sia più che meritato, no? Beh, mamma mia, questo è l'accendino. Ci voleva proprio un bel slette caldo. Da un po' di gas, eh? Così facciamo prima. Bella giornata, Sembra quasi impossibile che per domani sia prevista neve così, con questo cielo sereno stasera. Non so, una serata splendida. Beh, intanto godiamoci il fornellino tè stasera, che poi domani chissà. Chissà. Cioccolatino? Prima o dopo del tè? Ma mi sa prima. Non fa in tempo arriva al dopo. Un po' di energie istantanee. Penso sia ora. Proviamo? Vai. Spengo, altrimenti. Caldo, eh? Beh. Fuma. Ti vedo un po' provato, però. Beh, oggi è stata un po' impegnativa. Ci hanno fatto un po' sudare. Non si sono fatti trovare. E ci hanno fatto camminare un po' di più, però tutto sommato il bello è questo, no? Se fosse sempre facile ci si stancherebbe subito, invece così ci si stanca un po' dopo. Giorno 4, immersi nella pioggia. Non ancora, ma noi dovremmo andare esattamente là sopra. È arrivato il momento di scendere, ma mette un po' pensiero.
Ragazzi, finalmente, dopo 2 giorni, un po' di neve. Ora vi faccio subito vedere. C'è un ambiente spettacolare. Adesso siamo ancora a 1590 metri e dovremo arrivare a più o meno 2000. Se il vento ce lo permetterà, sicuramente sarà una bomba. La neve l'abbiamo trovata, cerca cerca. Tu sei imbiancatissimo. E non so se sia il caso di salire a piedi, in macchina non di sicuro. Potremmo provare ad andare su, ma non c'è una grandissima visibilità e il vento è ancora fortissimo. Non si sa come sei conciato, ma perché sei un imbecille? Perché? Ti sta inzuppa tutto. Non capirai. Tanto non ti inzuppi questo attrezzo. Non ti attacca dal cazzo. Proviamo una scendiscesa. Vai. Alla fine abbiamo abbandonato il progetto Camosci. Ci siamo diretti in una zona un po' più tranquilla, con meno vento, perché sopra era improponibile. E siamo in una condizione davvero difficile perché abbiamo macchine con rain cover, Michela ha la termocamera e era improponibile vloggare direttamente con la macchina fotografica, quindi siamo passati al cellulare, spero che la qualità sia decente e cercheremo un po' di trovare qualche traccia, di sfruttare la termocamera. L'ambiente è freddissimo, quindi alla minima traccia di calore si vede subito tutto ben nitido. Vediamo un po', l'ambiente è bellissimo. Che bei colori. C'è una pace incredibile. Michele ha appena visto la zampa di un cervo. Sta controllando se riesce più a vedere niente, ma non è proprio facile. Io sinceramente non ho visto niente. Forse qualcosa di sfuggito è passato. Circa mezz'ora che camminiamo e suona una zampa di cervo lì. Ho parlato sempre io perché ho io il microfono, altrimenti non si sente niente, non è che Michele sia diventato muto nel frattempo. Occhio! Buongiorno ragazzi, alla fine ieri siamo arrivati lunghi e non siamo neanche riusciti a fare la chiusura della giornata, è stata molto intensa. Questa mattina abbiamo aspettato un piccolo buco meteorologico, si sta aprendo un po' il cielo e è bellissimo. C'è un'atmosfera questa mattina, un silenzio assurdo. Sentite che roba.
Adesso proseguiamo la nostra salita. La neve non è poca, speriamo di riuscire a salire in montagna, anche se io sinceramente sono un po' scettico. Però proviamo, dopo ieri siamo pronti a tutto. È troppo bello. Spettacolo. La giornata anche oggi non promette bene. Purtroppo ci sono forti raffiche di vento che tanti ghiaccio qua a terra quasi rendono impossibile probabilmente salire. Adesso pensavamo di controllare il meteo con Jonathan. Eccolo, si è caricato. E vedere un po'. Allora, il problema principale è il vento. Adesso sembra 54 km orari, poi va aumentando e sembrerebbe diminuire leggermente nelle ore centrali. Se non altro poi smetterà di nevicare, quindi forse converrebbe aspettare fino a mezzogiorno più o meno, poi proviamo a salire. Forse è meglio. Allora, abbiamo deciso di partire e stiamo un po' preparando l'attrezzatura. Macchina in zaino, piumino, pannetto, perché con la neve se si bagna qualcosa bisogna poterlo asciugare, ramponi, guanti, rain cover fondamentale per la macchina fotografica, altrimenti è un caos. E poi nello zaino attaccheremo fuori piccozza, che va sempre portata per sicurezza, batterie di ricambio e una maglietta asciutta. Sempre meglio portarla dietro perché non si sa mai. Infine, visto che oggi c'è vento, io porto anche gli occhialoni. Che dici? No? Va bene. Ridicoli, guarda. Eh? Un po' ridicoli. Perché? Così. Te sei ridicolo. Uno vede quando c'è il vento se sei ridicolo. Michele, mi prendevi tanto in giro per la storia degli occhiali, ma fa un po' vedere. Perché? No, no. Vediamo come sei ridotto te. Mi sono biancato un po' i capelli. Mamma mia. Fresco, mamma mia. Stiamo provando a salire. Il vento è molto forte, ma crea delle texture bellissime sulla neve. Guardate che paesaggio. Siamo giunti a buon punto, abbiamo scavallato, abbiamo fatto la parte un po' più ripida. Adesso riusciamo a vedere davanti a noi la zona dove solitamente sono i camosci. Sinceramente sono un po' scettico, la neve è veramente tanta, in alcuni tratti in salita ci siamo ritrovati con più di 2 metri di neve, sicuramente riportata dal vento, ma comunque fa scena. E abbiamo fatto una pausa. È il momento di montare i ramponi e vedere se riusciamo a continuare. Adesso abbiamo alcuni tratti un po' esposti, speriamo di riuscire a farli. Vi teniamo aggiornati. Abbiamo sicuramente cambiato marcia con i ramponi. Qui dovrebbe esserci la strada, invece c'è solo neve, quindi sarà un primo tratto da affrontare in sicurezza. Cambio ottica in un momento pessimo, ma abbiamo visto un capriolo qua sotto. Andato. Era proprio là sotto in mezzo agli alberi. Non siamo qui a farvi la morale, però quando tentate di affrontare situazioni del genere sempre avere con sé il minimo indispensabile di attrezzatura per stare in sicurezza. Ramponi, piccozza tenuta sempre allacciata e sulla mano che rimane verso la montagna, e soprattutto prima di partire cercare di valutare bene la situazione, perché se non si ha un minimo di esperienza è un attimo a cacciarsi nei guai. Ok ragazzi, è arrivato il momento del pranzo, una barretta in due. Chissà se è congelata. Senti che profumino, sento da qua. Vado? Vai. Oh. Un pochino congelata. Si mangia. No, eh? Gula.